Eccoci per un'altra puntata di Up and Down. Oggi vogliamo parlare di cucina, lo facciamo con la giornalista Michela Rossi, che ha scritto un libro a quattro mani con uno chef di lungo corso, Egidio Longo. La ringraziamo per essere venuta e ospite di nostra trasmissione, Michela. Grazie a lei, grazie. Il titolo del libro è In cucina con lo chef. Oggi impazza la moda della cucina, impazza da tanti anni in realtà, perché dai tempi di Mario Soldati a MasterChef sono passati tantissimi anni. Sì. Come le è venuta l'idea di scrivere questo libro? Lei proprio che è una giornalista sportiva. Sportiva. Sì, effettivamente i libri di cucina adesso, oggigiorno, escono a iosa, però effettivamente sono sempre un po' pomposi, insomma questi chef normalmente si danno un sacco di arie. In realtà questo invece è un libro gioioso, pieno d'allegria, che vuole riportare insomma un pochino alle basi questo mestiere che dà tante soddisfazioni, ma è anche sinonimo di allegria e semplicità soprattutto. È nato perché io frequento da tantissimi anni il Circolo Canottieri Roma e lo chef Egidio Longo è lo chef del circolo già da 8 anni. È un ragazzo giovane perché non ha compiuto neanche 40 anni ancora, ma ha tanta esperienza ed è veramente entusiasta del suo lavoro. Io ritengo che lo sappia fare tanto bene e siccome ormai la sua esperienza lo ha maturato, era il tempo di mettere nero su bianco quella che è la sua filosofia in cucina. Fra poco vedremo anche chi è lo chef in questione. Certo, certo. E mentre ci preparano la scheda, io sì, ti voglio chiedere, ti posso sì, dare del tuo? Sì, ci dobbiamo dare del tuo, assolutamente. Poi grazie. Si parla di cucina, le donne in cucina. Sì, sono complici. Esatto. Eri brava a cucinare prima di questa esperienza editoriale? Beh, io penso di essermela sempre cavata perché mia mamma cucina benissimo, io sono una buon gustaia, quindi, e poi sono anche sposata e per non far morire di fame mio marito, insomma, mi industrio, ma è divertente, mi piace, improvviso, ho sempre improvvisato. E così sono un po' più ferrata perché la particolarità di questo libro, anche che lo rende diverso, è che per dimostrare che queste ricette sono realmente semplici, lo chef mi ha messo in cucina e quindi io le ho dovute rifare praticamente tutte. Certo, avevo il suo supporto perché era in cucina con me, ma i punti, diciamo le impasti, i punti un po' più difficili, lui chiaramente mi ha dato una mano, ma non sono stati molti e comunque sono annotati nelle ricette. Sono delle ricette, quindi, visto che le ho fatte, molto precise queste scritte, sia nella tempistica che poi nello svolgimento, e anche l'annotazione dello chef fa sì che nel momento più difficile la persona che legge saprà come muoversi. Esattamente. Allora, vediamola questa scheda dello chef Egidio Longo. Egidio Longo nasce ad Aieta, in provincia di Cosenza, 39 anni fa. Inizia la sua avventura tra i fornelli ad 8 anni, mentre accompagna la mamma aiuto cuoca in un ristorante dell'isola di Dino. Lì, ammaliato dai sapori e dagli odori, scatta la passione per la cucina. Terminata la scuola media, sceglie l'istituto tecnico alberghiero Ipsar di Praia a Mare, dove dopo 5 anni ne esce con la qualifica di professore. Inizia subito a lavorare con il maestro Villella, ma presto decide di fare nuove esperienze e sceglie le navi da crociera, ampliando la sua conoscenza nelle tecniche di arte decorativa, con il ghiaccio, margarina, frutta e verdura. Durante il servizio militare viene cooptato e scelto per la mensa ufficiali, dalla quale riceve una lettera di encomio. Una volta tornato alla vita civile, approda al ristorante del Parlamento e in alcuni locali in della capitale, Tartarughino, Bella Blu, Caffè Renault, i ristoranti 31 al Vicario e Manhattan, fino ad arrivare al Circolo Canottieri Roma, dove è conteso dai VIP per i suoi piatti, fatti con la mente, il cuore ed il gusto. Insomma, Michela, si mangia con gli occhi spesso e volentieri, beh, si cucina con la mente. La presentazione è importante.
Però in realtà poi quello che è veramente importante è uno, non appassire i fornelli, anche chi deve cucinare tutti i giorni deve trovare un po' di verve e queste ricette hanno proprio questo compito, perché non sono complicate, però hanno quel qualcosa in più. E poi per una buona ricetta è inutile dirlo, ci vogliono i prodotti di qualità, perché se non c'è la materia prima, poi è chiaro che il risultato non sarà quello che uno si aspetta. Fortunatamente in Italia noi abbiamo Sì. tanta qualità e la Tanta qualità però la qualità. troviamo anche vicino casa. Sì, ma infatti uno dice, oddio, i prodotti qualità, chissà quanto dovrò spendere, chissà dove dovrò andare a cercare. E non è così, perché appunto in Italia vige soprattutto la regola, se è possibile, dei chilometri zero e della stagionalità, è molto importante. E quindi anche nelle ricette abbiamo voluto sottolineare il prodotto di eccellenza. Cioè è fattibile per il semplice motivo che costa la stessa fatica usare quel prodotto che un altro, perché non siamo andati a cercare troppo lontano. Ed è proprio questa semplicità che mi ha convinto che andava scritto questo libro. E anche l'allegria. Ci siamo divertiti a farlo e questo che deve trasmettere. Il libro deve stare assolutamente in cucina. Poi in tempi di crisi, Sì. ultimamente da alcuni sondaggi, si è visto che gli italiani preferiscono rimanere in casa e spesso fare cene con gli amici. Ovviamente cene low cost e quindi anche dei consigli che sono contenuti nel libro sono anche a costi bassi, diciamo. Assolutamente, allora il libro chiaramente si divide in finger food, che è una cosa un po' Sì, più un po' ricercata, ricercata. però gli antipasti molto spesso sono semplici, le paste, ma anche le minestre, le Sì. I zuppe o i risotti, e i primi di dessert. i dessert, però anche i legumi, ci sono molti legumi abbinati con dei pesci, ma ci sono dei pesci che costano poco, che sono buonissimi e fanno anche molto bene alla salute, quindi, ma anche il semplice risotto, che mi sembra anche molto romantico, lamponi e petali di Che rosa, poi alla bello. fine si può usare la rosa canina, compri in erboristeria, non so, un etto, fai diciamo un'acqua di rose lasciandolo macerare e poi una cosa di lamponi così piccoli, basta, il riso, che poi che sia alla fine fai un piatto particolarissimo ma non ti costa tanto. Insomma, ci vuole un po' di fantasia anche e quando non ci sono tanti soldi succede che forse la fantasia è più stimolata. Ci sono anche dei consigli per chi decide di fare tutto in casa, che ne so, dal pane alla pasta fatta in casa, Sì, verso pagina 220 mi sembra di aver. 200. Che brava, 220 esatto. Sì, e poi c'è il glossario a pagina 223. Sì, un mini glossario e certo le ricette poi non è obbligatorio, però è chiaro che chi vuole fare, non so, la pasta, no, non è che abbiamo scoperto chissà Niente, cosa, però. però per esempio c'è anche la bisque, che uno, però non ci vuole tanto, è un brodo di pesce un pochino più sofisticato, ma Quindi chi si vuole scoprono prendere alcune per il cose. palato amici e anche Sì, mariti noi abbiamo può. scelto di dare le quantità per quattro persone, perché Vabbè. pensiamo che quando poi uno si cimenta in cose nuove forse sia la cosa più pratica, anche per godersi gli amici è più facile perché stai meno ai Certo. fornelli e più con loro, però chiaramente moltiplicando si può trovare la quantità per 6, 8, 10 e così via. All'interno ci sono contenute anche delle ricette dei VIP, per i Sì, VIP. perché il Canottieri Roma, che è un sodalizio importante della vita sportiva romana, ma non solo, anche italiana, è un circolo molto bello, ha dei soci onorari di tutto rispetto, che vanno dall'ex Presidente della Repubblica Ciampi a Sean Connery, per esempio, lo 007, che per me è stato il migliore di tutti, al Principe Alberto di Monaco, a Uto Ughi e così via. Allora, lo chef, che ogni tanto ha a che fare anche con loro, quindi li deve accontentare, ha deciso di dedicar loro per ognuno una ricetta specifica, non complicata, ma seguendo un po' quelli che sono i loro gusti. Ed è carino, no? Mettere le persone a conoscenza di questo e anche lì, e poi l'abbiamo abbinata a delle location del circolo che sono particolarmente belle. Tu hai cucinato insieme a Longo, Sì. ma tu lui ti ha confessato se questi VIP sono un po' così snob, se preferiscono le cose semplici, se Sì. invece.
mi ha confessato che all'inizio non è stato facilissimo, però piano piano, appunto, essendo se stessi, e lui come cuoco non ha voluto sembrare qualcos'altro e ha fatto uscire la sua semplicità, però anche il suo sapere muoversi, e alla fine li ha convinti. E però se loro alla fine vogliono delle cose semplici, anche perché se tu vai in un circolo sportivo, tutto sommato non è che ti aspetti di mangiare qualcosa anche che ti faccia bene o che sia utile. Non la Nouvelle Cuisine, esatto, quei piattini, esatto, tutti. Quindi per esempio mi viene in mente che il principe Alberto adora i tortellini in brodo, allora però per fare un piatto più principesco, allora Egidio ha deciso di aggiungere un uovo dentro, è anche è un po' più corposo così come calorie, però dà quegli ingredienti giusti anche per poter esprimersi. Lui, Alberto Di Monaco, gioca a tennis, quindi è bravo a tennis e anche amico molto di Nicola Pietrangeli, che è il presidente onorario del circolo, e anche lui invece, Nicola, ha scelto una scaloppina che assomiglia a una pizzaiola, insomma è un po' anche l'olive è un po' diversa. Diciamo un po' più, esatto, curata. Invece Sean Connery adora la pasta e quindi gli abbiamo dedicato una carbonara, che però ha anche lo zafferano, perché là ci voleva un tocco di classe. E poi c'è anche come socio onorario importante il bistecconi Galeazzi. Ah beh, lì! Esatto. E lì lui che cosa ha scelto? Il petto di vitello alla fornara. Quindi la foto è di questo, proprio quasi bisteccona pure lei, però ci vanno le patate. Ma sai, lui è stato un campionissimo di canottaggio prima di essere giornalista, insomma, eccetera. Quindi faceva degli allenamenti veramente massacranti. Poteva permettersi di mangiare tanto. Sì, mangiava tanto. Adesso un po' meno, insomma. Però è stato divertente, divertente anche per questo capitolo così diverso, no? Quanto ci è voluto per curare questo libro? Molto tempo? Guarda, non ce l'avevo molto tempo. Non ce l'avevo per il semplice motivo che doveva essere presentato a marzo. Noi, l'idea è nata a settembre, quindi, sai, e poi non è che ho smesso di fare tutto il resto. È chiaro. Noi donne multitasking. Esatto, ma poi io mi occupo di tennis, quindi ho una rivista di tennis, un sito di tennis, faccio anche altre cose, quindi. E alla fine sono stati 5 mesi intensissimi. Io ho avuto la fortuna, questo lo dico perché è una cosa carina, una cosa molto importante nel libro sono anche le fotografie, perché sono a tutta pagina, proprio ti danno l'acquolina in bocca. E queste fotografie le ha fatte una mia cara amica che ho ritrovato dopo tanto, insomma era il mio primo volto che mi ricordo di aver visto, il primo mio giorno di scuola all'asilo, per dirvi, quindi ha avuto anche un sapore proprio bello di amicizia e quindi credo che sia venuto bene per questo. A questo punto io ti voglio chiedere una cosa. Sì. Qual è diventato il piatto che è il tuo cavallo di battaglia ormai? Certo. E ce ne sarà uno che ti è venuto bene. E anche quello più gettonato, perché si chiama, in realtà si possono fare i mezzi rigatoni ma anche i bomboloni alla canottiera, che viene proprio viene proprio da questo circolo Canottieri Roma, alla canottiera, che è una specie di amatriciana, ma dove c'è un po' di crema di latte, viene, insomma, è molto cremoso, molto appetitoso e va tantissimo sia al circolo che a casa mia. Noi ringraziamo Michela Rossi per essere stata ospite con noi. Verremo tutti, stato un vero piacere. Verremo tutti a casa tua a mangiare questo piatto. Però ecco, quello che è importante è la cucina, allegria, e non credete a tutte le persone che devono far pensare chissà cosa. Sì, è un'arte, però è un'arte semplice per tutti. E insomma, in cucina, cuore, mente e gusto. E gusto. Grazie per averci seguito. Grazie, Michela. Grazie a te, veramente.